C'è la necessità di far ripartire il turismo, che rappresenta un 13% del PIL nazionale. Il turismo è principalmente rappresentato dal mare per quanto riguarda l'80-82% della voce complessiva, quindi c'è la necessità di ragionare con i balneatori. Perché con i balneatori? Perché se non ci saranno problemi per loro, per le loro concessioni, tranne la riduzione del numero degli ombrelloni, perché ci sarà da garantire il distanziamento, ma non con alcune fantasie che sono circolate in questo periodo, c'è la necessità di garantire il distanziamento e di garantire la salute e la percorribilità del non affollamento nelle spiagge libere. C'è questa proposta che mi sembra una proposta intelligente e che si può mettere in campo in Abruzzo sicuramente, che è quella di creare una piattaforma regionale sulle aree di spiagge libere che saranno gestite dove è possibile, dove c'è il confine con i concessionari. Verrà creata questa app, quindi ci saranno gli ombrelloni già piazzati, ci saranno i lettini già piazzati e quando l'abruzzese, il cittadino vorrà andare al mare, sull'app chiederà di poter fruire di un ombrellone. Gli sarà garantito tramite quello stabilimento che avrà contratto un accordo con la regione per un prezzo calmierato che la regione, di cui la regione si farà carico, perché chiaramente il mare deve essere garantito libero. Mi sembra che questa sia una buona base di discussione. Cominciamo un confronto con gli imprenditori, che mi sembra che comunque abbiano già apprezzato l'idea, apportando già piccole modifiche.